Ma ora in onda le fasi musicali del tango, rassegna sulla storia delle principali orchestre di tango argentino, con Graziano Paisan. Ciao a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata. Oggi parliamo di Ángel D'Agostino, grande pianista, compositore e direttore d'orchestra. Ángel nasce nel barrio di Barracas nel 1900 col nome di Ángel Domingo Emilio D'Agostino. Questo il suo nome completo. Proviene da una famiglia di musicisti, il padre, gli zii, tutti suonano in casa D'Agostino. In particolare il pianoforte suona dalla mattina alla sera, quindi lui vive con la musica e all'età di 6 anni inizia a studiare pianoforte. Già dopo 2 anni ha un repertorio interessante di musica classica e continua poi gli studi al conservatorio. A 12 anni forma la sua prima orchestrina di quartiere con Ernesto Bianchi e Juan D'Arienzo. Ne avevamo parlato nella prima puntata di Juan D'Arienzo, il numero 18. Quindi costituisce questa orchestrina e suona nel suo quartiere. Successivamente continuerà a suonare nei cinema per accompagnare i film muti, ma poi anche riuscirà ad entrare nei cabaret, dove farà un'esperienza molto interessante, soprattutto quando dovrà sostituire il direttore musicale del cabaret e dovrà cimentarsi in tutta una serie di ritmi, soprattutto quelli africani. Questo gli dà modo di allargare i suoi orizzonti musicali e di trovare poi quella che sarà la sua strada. Ángel era molto vicino al mondo del tango, grazie anche alla sua famiglia, perché amici musicisti tangheri frequentavano regolarmente casa D'Agostino. Ma lui direttamente è entrato a far parte del tango nel 1920, quindi all'età di 20 anni, quando il grande Juan Mario Pacho lo ha chiamato per far parte della sua orchestra. Di lì a poco D'Agostino organizza una sua prima orchestra di tango, riuscendo ad inserire il violinista Agesilao Ferrazzano, e che D'Agostino lo ha definito come il più grande violinista che il tango abbia mai avuto. Quindi fa una grande esperienza anche con lui. Ferrazzano l'abbiamo già visto nell'orchestra tipica Victor e anche in una puntata dedicata alle orchestre minori. Ángel con questa orchestra suona tango, ma suona soprattutto musica popolare e musica jazz. A far parte di questa orchestra ci sarà anche, oltre al suo amico Juan D'Arienzo, anche Anselmo Aieta e l'altro bandoneonista che abbiamo visto, anch'esso come Ferrazzano, Ciriaco Ortiz, nella puntata numero 7 e nella puntata numero 16, con l'orchestra tipica Victor e con le orchestre meno note. Quindi musicisti d'alto livello che suonano sotto la direzione già di Ángel, ripetiamo, all'età di 20 anni. D'Agostino quindi fa una grande esperienza e nel 1934, quindi a 34 anni, organizza la sua prima vera orchestra di tango. Chiama a far parte di quest'orchestra 2 bandoneonisti, Jorge Argentino Fernandez e quello che sarà un grandissimo nella storia del tango, poi anche il bandoneonista Aníbal Troilo, il violinista Hugo Baralis e il cantante Alberto Echagüe. Dopo diverso tempo che suonano insieme, Ángel presenta Alberto Echagüe al suo amico Juan D'Arienzo e D'Arienzo, ascoltando questa voce, da buon amico gli sottrae Alberto Echagüe, che va a cantare nell'orchestra di D'Arienzo, molto più famosa, e quindi D'Agostino ha pagato un po' il fatto di fidarsi del caro amico D'Arienzo. Questo fatto non fa sicuramente demoralizzare D'Agostino,
Anzi, proprio in quel periodo la casa discografica Victor gli chiede, visto il successo che ha nelle esibizioni e anche a Radio El Mundo dove lui suona, gli chiede di incidere dei brani. Solo che la casa Victor chiede l'incisione con un cantante. Angel si trova senza cantante da quando Echagüe se n'è andato. Però nel 1932, quindi decisamente 8 anni prima, perché siamo nel 1940, aveva conosciuto Ángel Vargas, e con il quale comunque era rimasto in buoni rapporti, e quindi fa entrare in orchestra e iniziano a creare questo binomio, possiamo dire, magico, straordinario, come pochi altri abbiamo appena visto nella puntata precedente, Tanturi Castillo. Ma questa è ancora più speciale perché ha realizzato un record di durata, perché questo binomio registrerà ben 94 brani in questi 7 anni, tutti straordinari per la capacità di combinare melodia, ritmo con la voce. Ora andiamo a sentire un primo brano, Agua Florida del 1941. Usaban las pobres violetas del fango, de peinado liso como agua en laguna, cuando se bailaba alegrando el tango con un taconeo y una media luna, perfume del tiempo, tanga que pasó, pues todo en la vida ha de ser así, cuando las percantas mentían que no, mientras las enaguas decían que sí. China, sencillas y querendonas, que al son de las acordeonas bailaban un milongón. China, que oliendo agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Già da queste alcune note che abbiamo ascoltato possiamo capire come questo direttore intende la voce dentro la musica del tango, voce che è considerata da D'Agostino uno strumento, non tanto quindi un cantante protagonista assoluto, ma un cantante che sta all'interno dell'orchestra. Come ha definito poi da Rienzo, molti anni prima, il cantante ha fatto morire il tango, ovviamente riferendosi al tango ballato negli anni 30, perché il tango era diventato una canzone dove il cantante predominava sulla musica. Ma D'Agostino riesce a combinare la musica e la voce in modo che la voce del cantante rappresenta uno degli strumenti, per cui c'è un'amalgama incredibile e soprattutto il tipo di musica che propone D'Agostino è in perfetta sintonia con la voce vellutata e molto soave di Vargas. Andiamo quindi ad ascoltare questo binomio magico in un brano Ahora no me conoces del 1941. Y yo con mi constancia, agonía de vivir sin vos, por morir un camino. Y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos y el presentado que me da. Ahora no me conoces, me borro sin gratitud, aunque
tener mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorará todo el daño que me hace, y te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Ora andiamo a vedere come organizza la sua orchestra fino al 1940. E molto semplicemente lui doterà questa orchestra di due bandoneon, due violini, un contrabbasso e lui al pianoforte. E addirittura nel brano che andiamo a sentire ora, che è il cavallo di battaglia di questa prima parte di questa orchestra, Tres Esquinas, questo è il titolo del brano, del 1940, che è il cavallo di battaglia ed è stato il quarto brano registrato da questa orchestra. Ci sarà un solo violino, un solo bandoneon, un contrabbasso, un pianoforte e Vargas è cantante. Quindi non ci resta che andare a sentire orchestra e cantante. Tres Esquinas. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. E su queste note vi saluto e vi do appuntamento alla seconda parte dell'orchestra di Hangel D'Agostino. Ciao e alla prossima, ciao ciao! Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a recordar las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones, ya son de bandoneones dirán que no murió. Avete ascoltato Le fasi musicali del tango, rassegna sulla storia delle principali orchestre di tango argentino, con Graziano Paisano.